Sergio fa partita all'inizio con un concetto di allargato, non solo di proposte olfattive, ma anche di collezione e di brand, che invece negli ultimi 2 anni abbiamo deciso di riunire sotto un unico cappello, brand umbrella, come lo chiamano gli americani, per fare un po' di chiarezza, ovviamente, soprattutto dal punto di vista del consumatore finale. Quindi 2 anni fa abbiamo iniziato un discorso principalmente di design o di corporate design legato al packaging, al look and feel del prodotto. E adesso, diciamo, la seconda fase è iniziata adesso, dove facciamo entrare all'interno del portfolio, dal punto di vista di look unificato, altri profumi che vengono identificati di nuovo con quella che è la filosofia e il look di Sergio. C'è anche un discorso legato al retail. Abbiamo aperto con successo un monobrand nella nostra città natale, a Torino. Abbiamo aperto un monobrand a Mosca, nel centro storico di Mosca, che sta avendo molto successo. Stiamo ridisegnando i retail da Harrods, insomma, anche dal punto di vista di monobrand stiamo piano piano affrontando quelli che sono i mercati strategici per noi, ovviamente, e ce ne sono una lunga lista che dobbiamo affrontare, quindi insomma, dobbiamo lavorare ancora più duramente di quello che stiamo facendo. In Sergio Velvet Collection non ha nessuna differenza tra le altre collezioni. Il Made in Italy attraverso Sergio lo si esprime con tutte quelle che sono le qualità tipiche del Made in Italy, non solo nella profumeria ma in tutti gli altri ambiti in cui sappiamo molto bene. Quindi l'attenzione ai particolari, una forte caratterizzazione del prodotto, una fedeltà alla qualità senza compromessi, questo è sempre molto importante, perché questo è quello veramente che ti distingue Sergio o comunque l'ambito della nicchia dal resto degli ambiti. Non c'è mai stato nessun altro tipo di intenzione se non crescere e continuare a portare avanti la filosofia iniziale con cui è nata, quindi l'Italian craftsmanship, lo studio della natura, che ovviamente è parte importante delle nostre creazioni. Quindi il futuro è continuare esattamente a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, perché è sicuramente per quello che mi riguarda, quello che riguarda il mio gruppo, cioè il Sergio Group, è una ricetta vincente. Bisogna in qualche modo sapere gestire tutto quanto questo tesoro che si è creato fino adesso nella maniera migliore possibile, continuando sicuramente a portare delle novità. Non siamo una brand statica, sicuramente, non crediamo nella staticità, soprattutto in un periodo dove tutto quanto si evolve e cambia con una grande velocità. Punti fermi, quelli qualitativi, il Made in Italy, sicuramente l'indipendenza. Siamo fieri appunto di questo modus operandi che da sempre, dall'inizio, ha caratterizzato un po' il carattere della brand.